conversazionale. Quindi le quattro fasi dell'ipnosi conversazionale sono la fase 1, dove è la verifica, verifica della disponibilità dell'interlocutore, della persona che vogliamo sedurre, a cui vogliamo vendere qualcosa, perché l'ipnosi conversazionale può essere utilizzata nella seduzione, ma può essere utilizzata nella vendita, può essere utilizzata in vari ambiti della nostra vita. Quindi la fase 1 prevede l'indagine preliminare, capire se una persona si pone in accordo con noi, oppure si pone neutra ma distaccata, in cui parla, manifesta, non si pone complementare, ma vuole occupare la scena. Ricordiamoci che per sviluppare ipnosi conversazionale dobbiamo avere la possibilità di parlare. Oppure potrebbe esserci il caso peggiore, quando una persona si pone antagonista, cioè in disaccordo con noi fondamentalmente. No, una persona può porsi completamente in disaccordo con noi. Allora, quindi vediamo un attimino cosa fare. Quindi questa è un'indagine, la prima indagine. Dobbiamo capire, quindi, se la persona è in accordo, si ponerà da subito complementare, lo vedremo da segnali non verbali di gradimento e anche da un punto di vista logico tenderà ad accettarci. In questo caso salteremo completamente la fase 2. Quindi per adesso non parlo quando la persona è in accordo, perché saltiamo completamente la fase 2. Se invece la persona parla, vuol dire manifesta quelle che sono le sue esigenze, ma non ci lascia interagire, insomma, vuole avere la scena, dobbiamo interrompere. L'interruzione può essere un'interruzione morbida, oppure può essere un'interruzione dura. Abbiamo visto la volta scorsa che l'interruzione morbida è aspetta, un attimino, ti interrompo, questa è l'interruzione morbida. Oppure l'interruzione più dura è attenzione, anche utilizzando la parte non verbale, no? Oppure la persona si può porre completamente in disaccordo. Allora, se la persona si pone completamente in disaccordo, devo prima interromperla e poi creare confusione. Come abbiamo visto la volta scorsa, creare confusione vuol dire, ad esempio, parlare più velocemente, fare un'insalata di parole, mettere in atto tutta una serie di strategie, come abbiamo visto nel video precedente, quindi parlare velocemente, creare confusione, e ripetere le parole, diciamo, che dice questa persona, ma mischiarle assieme. Non sono io che parlo, ma forse quell'altra persona che vuol parlare con te, insomma, creare confusione. Dopodiché, una volta che abbiamo, tra virgolette, creato confusione, e questo è un punto fondamentale, una volta che abbiamo creato confusione, quello che dobbiamo fare è utilizzare il cancellatore, come abbiamo visto la volta scorsa. Il cancellatore utilizza, ad esempio, cioè, mi spiego meglio, e poi diciamo una frase, la frase che vogliamo far passare, dovresti ascoltarmi, cioè, mi spiego meglio, sarebbe meglio che ci fosse un accordo, insomma, utilizzare un cancellatore. Il cancellatore cos'è? Utilizzo una frase e dico una frase, la frase che vorrei ottenere, e poi la vado a cancellare, la stessa frase, utilizzando un cioè, mi spiego meglio, approfondisco, ma per approfondire, oppure bisognerebbe fare, cioè dico un'altra frase collegata attraverso un cioè, attraverso un oppure. In questo modo vado a cancellare la prima frase, a cancellarla dalla memoria. Questa prima frase arriverà direttamente alla parte emotiva, bypasserà completamente la parte logica. E quindi arriverò, diciamo, direttamente alla parte emotiva. Ecco, tutte queste azioni,
quindi interruzione morbida, interruzione dura, confusione più cancellatore, portano ad ottenere un risultato fondamentale che è quello di catturare l'attenzione dell'altra persona. E questo catturare l'attenzione dell'altra persona è l'inizio della fase 3. Eravamo rimasti che c'era però anche l'opportunità che la persona fosse in accordo. Allora, se la persona è già in accordo con noi, devo semplicemente fare il rewind, cioè utilizzare le sue stesse parole, ed è fondamentale questo, utilizzare le sue stesse parole per poi passare ai truismi. Quindi il rewind è quello che in programmazione neurolinguistica viene chiamato il ricalco verbale, cioè il ricalco a livello verbale, quello che dice l'altra persona, e poi entro dentro, diciamo, applicando nella fase 3, applicando i truismi. Quindi dopo il catturatore o dopo il rewind, cioè aver ripreso alcune parole dell'altra persona, passo ai truismi. Che cosa sono i truismi? Quindi ho io la parola, perché ho catturato l'attenzione, ho preso la parola in tutti i casi, e quindi devo partire con i truismi. I truismi sono delle affermazioni immediatamente verificabili dalla logica dell'altra persona. E quindi io sono qui in questa stanza, e siamo di sabato pomeriggio, faccio un esempio, tu mi stai ascoltando, è importante che ci guardiamo negli occhi, e quindi dico tutte frasi che sono immediatamente verificabili dall'altra persona. Questo per andare a creare un accordo subito con la parte logica dell'altra persona, che smetterà di mettersi antagonista a quello che noi stiamo dicendo. Una volta che ho fatto un po' di truismi, devo fare delle verifiche per vedere se questa persona è predisposta ad accettare i comandi. Questi comandi, poi vedremo, possono essere diretti, può essere la preterizione o può essere la citazione. Ma quali sono le verifiche? Le verifiche possono essere logiche o analogiche. Intanto vedo, se mentre faccio i truismi l'altra persona, ad esempio, annuisce, oppure se l'altra persona tende ad andare indietro, devo osservare i segnali di gradimento o di rifiuto non verbali che eventualmente l'altra persona emette. I truismi, quindi, devono essere verificati. La verifica logica è una verifica, ad esempio, del tipo: non sei d'accordo con me? Se la persona ti dice sì, cioè non sei d'accordo con me e ti risponde sì, vuol dire che la persona è allineata. La verifica analogica invece è osservando il comportamento non verbale dell'altra persona, quindi devo fare le verifiche su due piani, logico e analogico. Analogico è la risposta non verbale che mi dà, logico è la risposta verbale che mi dà. Oppure potresti dire: non credi che dovremmo parlare di più? Dico una frase: non credi che, non pensi che, sei d'accordo con me, non sei d'accordo con me? Insomma, se l'altra persona si pone complementare e mi dice di sì, allora vuol dire che ho catturato l'attenzione, i truismi hanno fatto effetto e posso passare ai comandi. Se invece l'altra persona non si mette complementare ai truismi, alla verifica logica o alla verifica analogica, nel senso che magari va indietro, si tocca il naso, rasca, quindi vuol dire che devo ancora fare un loop. Comunque, se andate a vedere sul foglio che ho postato, lo trovate, e devo fare un loop di nuovo, quindi fare altri truismi, truismi un po' più, diciamo così, potenti, che riguardano ad esempio il ricalco dei valori, delle credenze, che devo avere in qualche modo elicitato, cioè conosciuto nell'interazione dell'altra persona, oppure semplicemente continuare a fare delle affermazioni alla quale l'altra persona non possa dire di no. Potrei dire: so che tu sei una persona che vuole essere felice,
Beh, tutti noi vogliamo essere felici in qualche modo. So che agisci per il bene di te stesso. Insomma, faccio un ricalco un po' più profondo, andando anche a mettere quella che viene chiamata, come possiamo dire, lettura del pensiero. Cioè faccio qualche azzardo dicendo delle cose abbastanza generali, che però più o meno possono essere valide per tutti. Una volta che ho di nuovo approfondito e vedo a livello logico e analogico se si è creata una condivisione, cioè se l'altra persona si pone complementare, cioè accetta, diciamo, mi dà dei segnali di gradimento, viene in avanti, annuisce. Oppure se alla verifica logica non credi che sia meglio affrontare in profondità la questione, insomma, dico una frase, se la persona mi dice sì, sono d'accordo, vuol dire che anche la verifica logica è andata avanti. Se ottengo sì, da un punto, cioè verifica logica è andata a buon fine, verifica analogica è andata a buon fine, allora posso passare ai comandi. Il comando è la suggestione, diciamo, tutte queste tre fasi, fase 1, fase 2, fase 3, servono, diciamo così, a preparare il terreno. La fase 4 è quella del comando. Il comando è ti faccio passare il messaggio. Ora, e qua ci sono diverse possibilità, come abbiamo visto, può essere un comando diretto. Oppure un comando indiretto attraverso la preterizione, oppure una citazione. Il comando diretto non conviene quasi mai usarlo, posso usarlo solamente se sono riuscito a fare un'analisi più approfondita dell'altra persona e aver verificato, ad esempio, che l'altra persona, cioè la persona che voglio suggestionare in qualche modo, è una persona che è predisposta, diciamo, ad accettare gli ordini. Quindi soltanto in questo caso posso dare un comando diretto, cioè dovremmo uscire assieme domani sera, dovresti fare così, insomma, mettere magari un condizionale, però dare un comando diretto. Se invece non sono sicuro, però penso di avere un buon potenziale, insomma, perché comunque i truismi sono andati subito bene, la verifica logica e analogica sono andate subito a buon fine, allora posso utilizzare una preterizione, cioè non dico che dovremmo sposarci, ma potremmo però conoscerci meglio. Quindi in questo caso il messaggio è sposarsi. E la fase 4 si attua quando appunto, ci sono state le verifiche logiche, analogiche positive fondamentalmente, quindi quando la parte logica non si mette più, diciamo, di traverso e neanche la parte emotiva, quando ho avuto il consenso dalla logica e dall'emozione dell'altra persona. Oppure il comando, sempre nella fase 4, può avvenire attraverso una citazione. La citazione è fondamentalmente un dire: ah, sai che il fidanzato di una mia amica un giorno l'ho incontrato e mi ha detto che ha detto guarda, domani ci dobbiamo sposare, per dire, dobbiamo fare questo, insomma. E quindi dare un comando diretto, ma in realtà è una citazione attraverso parlare per bocca di qualcuno che parla a qualcun altro. Ecco, queste sono le quattro, queste sono le quattro fasi. Bisognerà fare un riassunto breve, ma proverò a fare un riassunto breve.